Buondì, ciao a tutti, ciao. Oggi abbiamo iniziato un po' più tardi perché mi sono riposato prima, così magari riesco ad andare un po' più a lungo e riesco a portare finalmente magari anche questa sera Harry Potter. Vediamo, sempre il solito punto di domanda: ce la farà il nostro eroe? Non ce la farà? Certo che lui, no, quella è la sfida che non c'entra niente. Ok. Allora, direi subito di partire oggi con Grand Theft Auto. Andiamo solo di Grand Theft Auto perché oggi mi gira così. C'è l'affare del pawn shop da portare a termine, quindi spero di portarlo, di riuscire a portarlo a termine in maniera egregia, egregia. Speriamo. Ok, allora, vediamo un attimino, la musica la lasciamo, anche se è un po' altina, ma va bene così. Ok. Allora, andiamo di Avalon. Andiamo di Avalon. Apriamo il tutto. E vediamo un po'. Carichiamo le solite cose. Dimmi la so che carica, ok. Sparano e pagano ad Avalon per ottenere. No, come sempre questa musicaccia no. Togliamola subito. E poi partiamo. L'avevano sluggato, non mi ricordo. Devo farmi i vestiti per lavorare al pawn shop. Che il duaro mi aveva detto di fare un vestito un po' particolare. A caricare qua. Ok, MS, vediamo un po'. Ah, sono qua in garage. Se avete problemi, non me lo sapete. Non mi sono mai rifiutato di darvi una mano, non mi rifiuto nemmeno adesso. E ci risente da qua giù. È voluto. Bella stamattina. Ciao. Ciao. Sali, sali. Io? Sì. C'è nessuno? Nessuno? Ehi? Ehi? Strano. Bello, il trucco è rimasto serio. Prima aveva un bug il trucco. Allora, vediamo un po'. Attaccare la radio. Non fate meta voi, mi raccomando. E se lo fate siete dei can le canaglie. Check, 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 c'è c'è qualcuno? qualcuno? Sì, Claudia, vieni in sala riunioni, per favore. Ah, Ah, ok, ok, scendo. scendo. Che succede? Che succede? C'è puzza di loscheria? Io. Ciao. Claudia, Ciao. adesso ti ho licenziata così che tu possa Sì, accettare i lavori in perfetto, osteria. benissimo. Va
comunque c'è sia qualcuno? Niente, dai, Dio santo, è Brandon. C'è qualcuno, no? Dimmi, Brandon, dimmi. Brandon. Sì, vado su. Sto iniziando a riconoscere, vai un attimo su, dai. Sto dicendo, Miki ci ha dato la notizia che lascia l'MC, ha degli affari in ballo al sud, sta mettendo in piedi qualcosa con Alex Donovan, non mi hanno voluto dare altre informazioni. E sì, io riparlavo di qualcosa, ma pensavo blaterasse come al solito. No, non solo non blatera, ma ancora il tatuaggio. Ah. Ha scelto fiamma o coltello? Fiamma. Bene. Vuole che lo faccia io? Lo faremo qui. Ok. Non in questa sala, intendo. Andremo, non so, nel capanno abbandonato accanto. Vediamo. Mm-hmm. Ok. Vabbè, sentite, questo è un brutto affare. Voglio parlare con Gabriel per la situazione. Ma lui immagino sappia, visto che era con quei due poco fa. E boh, non so cos'altro dire, ragazzi. Dovremo votare tutti assieme come vogliamo porci nei confronti di Miki. Vuoi che parli con Donovan? No. Lui non fa parte della famiglia. Meno che mai ora. Ok. Anche perché si è proprio assicurato, proprio affrettato di dire che era un'idea di Miki quella di lasciare il gruppo. E Miki non era esattamente di quell'idea, ha detto l'abbiamo deciso assieme. Scusate. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao. Buongiorno a tutti. Luca, ti tolgo dai registri così che tu possa accettare l'offerta di là. Infatti vi stavo aspettando. Ah, bene. Duaro. Perfetto, grazie mille. Ah, Duaro è passato prima per l'ordine, Giovanni. Lo so, prima non c'erano. Vabbè, glieli dati? Okay. Vediamo, non sapevo cosa dargli, sinceramente. Non so se avevate preso accordi voi per qualcosa di speciale. Minchia, chiedi. Gliel'ho chiesto, mi ha detto, non lo so se Giovanni ha messo qualcosa da parte. Vabbè, un minimo di iniziativa però, regà. Cioè, se non riesco manco a fare... Se riusciamo anche a fare un carico 100-100 con Duaro, che è l'amico, senza problemi, se ci sto io... Io non so veramente che cazzo tengo a fare i vice, raga. Io, Giova, mi butto avanti per una cosa, nel senso... Cioè, che non c'entra niente con nessuna faccenda. Mm-hmm. Siccome molto spesso io sono città, magari tu non ci sei o altro... Di, una specie di mafia. Se è possibile che io faccia le vostre capacità, di chiunque non ci sia. Quindi, nel senso che se arriva un Pablo a parlare riesce, di qualcosa, possa liberamente parlare con me. Minchia, tu mi stai dicendo che dei tre vice non ce n'è uno? E a volte non c'è nessuno. Dobbiamo rivedere i vice. Cioè, magari... Chi è che sono i vice esattamente, Marco? Red, io e Sergio. Ok. Ma la maggior parte delle volte magari arriviamo che... Non lo so, magari anche Sergio stesso non sa qualcosa, quindi bisogna, secondo me, comunicare un pochino di più. Da disoccupato. Fammi un esempio, cos'è che non si sa? No, per dire tipo, che magari... il carico di oggi si sapeva esattamente. Colto. Ho parlato con Duaro anche il carico di oggi, per esempio, ne ho parlato con Duaro anche davanti a Marco. Qual era la difficoltà oggi nel fare il carico di Duaro? No, nessuno. No, okay. Non queste cose. Facciamo un altro esempio. Non lo so, tipo della faccenda che avevamo parlato con loro, che non sto a dirti proprio nel dettaglio. Ok, che magari loro arrivano, parlano di compensi e altro e tu non ci sei, noi non sappiamo niente, capito? Ok, è sotto quel lato, non altro, perché comunque Sergio è totalmente in grado di, penso, parlare con le persone. È chiaro, assolutamente sì, ma lì c'era un cazzo da sapere perché non sapevano neanche se si potesse fare. Infatti, no, infatti, però per dire, non so di cosa stanno parlando. Bene, comunichiamo di più. Io, però, scommetto che alcuni di noi neanche sono sulla frequenza della famiglia. Può essere, io ci sono. Check. Sì. Check. Ci stai mettendo un po', Brandon? No, io non ci sono. Io non ci sono. Ecco, male. 30.03.
Va bene. E sentite, comunque qualcuno prenda contatti con Miki prima di stasera. Beh, io sicuramente lo sento. Io in maniera provocatoria gli ho detto subito fiamma a coltello per il tatuaggio. Gli ho risposto immediatamente fiamma. E allora ho detto ok, e sia. Però è abbastanza assurdo, visto che dovremmo prima votare, capire se gli permettiamo serenamente di lasciare l'MC. In quel caso se lo può rimuovere anche da solo il tatuaggio. Perciò dovremmo fare una votazione stasera in presenza di Miki. Se i più saranno d'accordo, ne lascerò andare senza nessun tipo di screzzi, no? E astio. Allora credo che la cosa migliore sia che se lo vada a rimuovere lui. In caso contrario, vabbè, faremo come vuole, no? Certo. Sì. Quindi... Ma vuole essere un cane sciolto? Vuole fare gli affari suoi. Non vuole diventare un nomad. Ah, addirittura. Ok. Sì, sì, vuole mollare tutto. Credo abbia altre cose in ballo, voglio tirare in piedi qualcosa di suo. Però okay. queste cose sue potrebbero tornarci utili in qualche modo. Se non so cosa sono. No, no, certo, dico, magari ragionarci con lui, capire. E appunto, come dicevi tu, parlarne stasera e vedere un attimino se si fa uscire in maniera pulita. Anche perché un nomad non deve seguire un chapter, quindi... Le regole qua le deve seguire quando lui è qua, ma quando è fuori non ha regole. Certo. Non ha nessuno che seguire, quindi. Ma noi accettiamo che diventi nomad? Sni, piuttosto che coltello alla fiamma, io direi sì, meglio nomad, perché almeno rimane della famiglia. Io mi fido, mi sono sempre fidato di Miki. Se vuole fare affari suoi perché non segue le linee di pensiero del Motorcycle Club, affari suoi. Beh, credo che la cosa migliore sia parlarne anche con lui presente. Certo. Quello sicuro. Prima dobbiamo votare quali opzioni noi gli concediamo. Perché se dovesse venire fuori che noi non lo accettiamo come nomad... quello è un altro discorso. Certo. È un altro discorso. Dopodiché gli presentiamo le opzioni, sì. E stasera alle 21 ci sarete? Sì. Sì, vedo di esserci anch'io. Ok, allora ci vediamo alle 21. E per chi vuole abbiamo un giretto in barca in sospeso. Io e Luca andiamo da Duaro, così almeno chiudiamo la cosa. Giusto. Io ho già dato, lascio il mio posto a Marco. No, tranquillo. Vai. Possiamo andare giù? Luca, scusa, sei in servizio? C'era altro? Sì, mi tolgo subito. Ah, forse no, è che non ti vedo... Tu non puoi essere... Okay. Perché mi avevi già tolto. Però Luca non ti vedo in lista. Prova a uscire e rientrare. Va bene. No, comunque non c'è altro adesso. Hai già il completo da Pound? Sì. ti vedo. Bello elegance. Iniziate a fare la bella Luca, non ti vedo in lista, prova a rientrare. Ok. Entrato. Cos'è il problema? Dobbiamo vedere. No, la cosa già dei problemi in precedenza, Giovanni, e non l'ha migliorato la cosa. Oh, cavoli loro, sai. Prova ancora. Dove andare a uscire, non so davvero.
Nulla, non ti vedo in lista. Prova ad andare da Duaro, magari riesce a risolvere. Però dobbiamo sentire gli angeli. Ok. Ho scritto la Pierletta. Di cosa possiamo fare e non possiamo fare, che abbiamo lasciato in sospeso. Però a questo punto chiudo gli occhi. Mm-hmm. Ok. Visto che insomma. Va bene. Arrivo subito. Va sì. Bene. Non riesci? No, mi dice che sono assunto qua e basta. Ma anche ieri Eduardo mi voleva assumere, ma niente. Strano. Non mi fa mollare e Giovanni non riusciva a togliermi, quindi boh. Il secondo job non te lo fa bene. No. Se no sarebbe stato comodissimo. Ti dà una mano qua e là. Tanto è 200 metri per dire. Vabbè, quello sì. Vabbè, aspetteremo. Più che altro vado un attimo, va. E boh, andiamola a vedere se c'è Eduardo. Ma perché? Aia, che male. I tasti troppo vicini io li odio, non li sopporto proprio. Dov'è la moto? Non riesco a prenderli giusti, è solo. Ok. Sì, ma sono dirappato io, non è. Andiamo al posto. Mi faccio assumere e poi mi cambio adesso. Ehi. Buongiorno a te, come stai? Ciao, ciao, bene. Duaro? È andato fino a fare il carico di bere e mangiare. Ah, ok. Ma dove? Al pub? Sì, esatto. Ah, non ho incorciato. Perso per la strada. Mi siedo. Come va? Bene, bene. Già è arrivato qualcuno stamattina? Sì, sì, già fatto qualcosa. Ma venduto o comprato? Abbiamo comprato più che altro. Okay. Però se ho capito bene ci abbiamo il nostro guadagno sulle vendite, quindi ci sta. Eh sì.
Bisogna venderle. Sì, sì, lo so. Ma non ho capito bene, a quanto pare vendiamo anche allo Stato. Ah, okay, sì, 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 mi sembra di sì. Forse c'è giù un modo per spedirli. Ho capito bene. Ora, dovrebbe esserci, forse è minimo all'inizio. Sì, però... cioè, io sto cercando di mantenermi basso in modo che ci abbiamo una buona ricarica. Sì, diciamo. Sì, infatti. Lui infatti diceva che è meglio forse farsi dare il materiale e venderlo andando a compilare le carte giù e poi pagare il cliente. Almeno non abbiamo mai perso, diciamo. Certo, ci sta. Adesso vediamo poi quando arrivi. Sì, sono tu al momento? Esatto. Ah, ok. E Luca era al locale, solo che non riescono a toglierlo dai registri, a quanto pare. No, 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 mi è partito il muscolo. 80 la radio? Sì, esatto. Ok. Così almeno magari ho contatti. No, infatti. Check. Io, Edoardo, sono al posto. Se hai tempo, poi quando arrivi. Alleluia, Claudio, arrivo. Niente. È felice di vederti. Sì, vedo. Ma che cazzo. Ci sta, ci sta. Sono passati anche curiosi per chiedere o solo già... Ma diciamo che qualche curioso, però diciamo che vengono abbastanza convinti a vendere la gente, ci sono. Okay. Sì, la gente ha raccolto un sacco di materiali. Infatti. Vedremo quando comincerà a scarseggiare il materiale. Sì, peccato da non diventare veramente la discarica che abbiamo di tutto e nessuno lo vuole. Sì, no, quello no. Allora, 12, 13. Io l'ho buttata un po' così la roba nell'applicativo perché non sapevo bene come lo volevate ancora gestire. Sì, infatti... Poi penso che faremo una riunione, vediamo un po' queste cose insieme. Sì, ragioniamo... ragioniamo un po' su come riempire l'applicativo, certo. E il magazzino è giù? Il magazzino diciamo che è qua dietro, okay, okay. Giù, non si capisce bene. Mm. Io diciamo che i pacchi li porto qua dietro, poi penso che li porteremo giù. Quel magazzino giù penso che sia solo un deposito, come mi ha detto Eduardo. No, ok, ma diceva che è anche sempre lì per venderlo direttamente, no? Per compilare tutto. Che senso, scusa? Per lo stato, dico. E qua ce l'abbiamo praticamente. Ah, sempre lì? Okay. Sì, sì. Eccola, hai la... conosciuto Claudia o la conoscevi già? La conoscevo già, ci siamo conosciuti al molo. Sì, guarda che pesca. Culo. Primo tempo a pesca. Vabbè. Il mestiere più sottovalutato che esista, a quanto pare. Il pesce piace a tutti, a quanto pare. Allora, Gio mi ha detto che ti ha licenziato. Sì, ha dei problemi a licenziare Luca, però non riesce a cancellare dai registri, a quanto pare. Ah, cacchio. Vabbè, a te vieni su che ti assumo. Allora, per quanto riguarda il grado, parti da Garzone e poi dopo 31 minuti, appena ti arriva la notifica dello stipendio, posso... Ah, va bene, bene, sì, sì, sono. Perché c'è una rete qui? Anche ieri c'era. Io non la vedo. Ieri c'era una elettrificata. Che culo. Sì, bello. Allora, nome e cognome mi serve. È Claudia Cook. Ok. Perfetto. Adesso, appena ti arriva la prima notifica di stipendio, ti posso mettere il grado superiore. Se no, non posso, purtroppo, da sistema. Perfetto. No, aspetta un attimo.
fammi prendere i soldi di qui, così ve li gestite anche lì con Apice. Okay. E per entrare in servizio, ti ricordi, no? Dove sta il frigorifero? Ah, ah, okay, perfetto, perfetto. Sì, sì. Sì. Ok, okay. Magazzini quant'altro? Ma ricapitoliamo. Scusa, mi è arrivata la notifica che sei uscita dal servizio. Quanto allora va dentro, probabilmente. Sì, sì, appena viene assolta eri già dentro. Però no, non lo vedo più. Prova a entrare e uscire dalla porta. Okay. Ok, anche se non lo vedevo. Ok. No, sono uscita io. Un poco la materiale. Ma mi hanno notificato che sono uscita adesso, però. Riprova. Diciamo che sì, il problema è entrare il servizio, non uscire. Sì, infatti. Perché ti fa uscire e basta. Se potete fare entrare in automatica. Ah sì, adesso l'ho visto che sei uscito. Di nuovo. Non c'è l'apri e chiudi il servizio, c'è solo il chiudi. Lo facciamo controllare la nostra cosa. Cacchio, sono fuori. Vabbè, dai, prova a rientrare. Sto continuando. No, prova solo una volta. No, non la fa entrare. Te lo stavo segnalando, infatti. No, passo ad uscire. Vabbè, che cazzo ne so. Se ti arriva lo stipendio vuol dire che sei sta tra mezz'ora, okay. Tra 31 minuti. Se tra 31 minuti non ti arriva la notifica, insomma, andiamo a chiedere un attimo. Ok, ok. Okay. Allora, per quanto riguarda qui, io c'ho da fare un attimo a Paleto. E Apice ti fa gli onori di casa. Sì. Nel frattempo, dammi il tuo numero. Ah, ti devo dare il numero di un signore, mi sembra, che aveva chiesto che voleva lavorare, non lo so. Claudia, dammi il numero, per favore. Aspetta che devo vederlo, non mi ricordo come si fa. Ne ho due di telefoni, maledizione. Scusa, non il numero di telefono, il numero di scarpa. Ah, ok, 91. 91. Ok, insomma, Api ci ha dato anche 200 a lei, gestite. Sì. Questo signore chi era? Come? Un signor Joaquin che voleva chiedere se cercavi personale, ma ha lasciato il numero di telefono. E come ti sembrava sveglio? Mi sembrava che voglia di fare qualcosa, però devi vedere te. Perché no, sinceramente non gli ho fatto tante domande come magari faresti te, fedine, cazzate così. Sì, c'è da capire un attimino. Vuoi il numero? Al massimo lo chiamiamo dopo quando rientro da Paleto. Va benissimo. Ok. Ragazzi, è passato in mattinata, quindi. Sì, Apice, come ti ho già detto, stessa cosa dico a Claudia. Sì. Se vedete che l'offia, mettete la reperibilità nell'annuncio e andate anche in giro tranquillamente. Ok. Basta non vi allontanate troppo, se uno arriva, cioè, mettete la reperibilità su uno dei vostri numeri di telefono oppure sulla radio, tranquillamente sulla radio 80, tanto è una radio pubblica. Va benissimo, facciamo così, ok. Ok ragazzi, io adesso devo andare, ritorno tra un po'. Ok, perfetto, a dopo. Quindi, dimmi un po'. Come sei già qualcosa? No, poco. Solo che non vedo, ho paura che... No, ma rimani in servizio sempre, praticamente. Perché non lo so. Vediamo. Perché non vedo i magazzini. No, vieni qua in fondo, dovresti vederlo qua. Proprio in fondo devi venire per vederlo. Sì, perfetto. Non si passa. Okay. Non è colpa tua, è colpa mia se non passiamo. Sì, come no. No, ci mancherebbe che mi permetterei di dire una cosa del genere a una signora. Dai. Ok, quando abbiamo? Qui abbiamo tutta la roba che prendiamo, acquistiamo alla gente, praticamente. Perfetto. Ma materiali soltanto già lavorati, quindi? Sì, diciamo che noi non conviene comunque al cliente il materiale non lavorato a noi. Ok. Il listino te l'ha già dato o no? No. Aspetta. Ma sull'applicativo? No, giustamente, te lo mando in privato magari. Vabbè, se ti trovi. Okay. O mettilo sull'applicativo o no? Aspetta, penso che andrà un po' reimpostato. Vedo. Ah,
Allora, un attimino ti mando il foglio che ho mandato ieri. Guarda. Ecco qua. Un'altra. No, rispondi che hai fatto. Il link, proviamo così. Messaggio. Arriva, sì. Non lo so, aspetta, no, ti manda il link a me. C'è il link, il link è direttamente lì. Vediamo. Guardate, non ho accesso, no. Infatti cazzato ho fatto, scusami. Niente, si chiama droga e si usa troppo a volte. Ecco, prova questo, questo va, okay, sì, sempre giusto. Ok, sì, è un po' incasinato, io sto cercando di dargli un senso. Sistema, poi con calma. Sì, sì, sto cercando di dare un senso su Excel. Sì, perché così è veramente un po' un bordello. Sì, te lo assicuro. Infatti anche perché niente, partito il muscolo. mi parte sta cazzo di muscolo. Ok. Boh, e quindi è solo questo o c'è anche giù da vedere? Sinceramente giù non c'è niente di che. Perché dietro c'è appunto diceva... sì, 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 quelli li abbiamo già visti, ma c'è... Sì, sì, qua c'è sta porta top secret. Fighissima. Qua diceva poi che forse voleva chiudere. Io chiuderei anche la porta, diciamo che porta dal negozio, quello che è. Non c'è niente qua, quindi al momento. No, praticamente non c'è niente. Diceva che sarà qua poi che si spediscono le cose allo Stato. Quindi magari sarà da fare poi più avanti. Sì, sarà da implementare questa cosa, penso. Poi io ho detto di mettere un bel qualcosa, una bella tendina, qualcosa. Sì, anche perché non ha senso altrimenti. È quello che gli ho detto anch'io, e mi fa, ma sì, ma non è niente di che, è un magazzino. Io ho detto, come vuoi. Io chiuderei pure questa porta chiave e quella dietro. Ovviamente se vuole accedere al coso dietro, voglio dire, fa il giro. Vabbè, sì, sì, certo. Diciamo che qua va un po' nella privacy nostra, secondo me. Sì, sì, il nostro disimpegno, tipo. Sarà pranzo. E poi niente, bisogna, praticamente devi fare contrattazioni a gogo, nel senso che... Se guardi, praticamente c'è, c'è il materiale e il prezzo che c'è sul materiale. C'è due prezzi, praticamente. C'è il prezzo che vendiamo, che compriamo al cliente, e il prezzo che vendiamo, diciamo, allo Stato. Così mi è stato spiegato. Okay. Se guardi, per esempio, il primo materiale che trovi, non lo so, guarda te. Aspetta che prendo il foglio anch'io. Non lo so, il rame lavorato, per esempio... Il rame lavorato sta a 50 vendita al cliente e la vendita finale praticamente allo Stato, per esempio, sta a 70. Parti dal basso, poi vedi un po' cosa dice il cliente, poi dipende dai quantitativi. Aspetta, però non trovo i prezzi. Aspetta. Stanno tutti in fondo. Sì, 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 ho detto che è un po' incasinato. No, vabbè. Basta capirlo un attimo. Sì, sì. E te devi stare, io cerco di stare il più basso possibile per avere più margine di guadagno come negozio. Poi dipende dalla quantità che ti dà il cliente. Certo. Poi mi ha detto, per esempio, ora il punto dolente per il momento sono un po' i diamanti. Sì, infatti, sì, sì. Ne parlavamo ieri, infatti. Perché c'hanno comunque un prezzo alto, bisogna cercare di vedere un po'. Perché la gente ce n'ha già parecchi ancora. Sì. E anche gli orecchini di perla diceva che non valgono praticamente niente. No, li stiamo vendendo allo stesso prezzo delle collane d'oro, praticamente. Ok. Che sono 500 a 1000 praticamente. Poi dipende dalla quantità che ti porta la persona. Okay. Poi niente, curatelo il più possibile, non lo so, vedete. Sì. Io spesso controllo qua sul computer per vedere se i prezzi sono aggiornati, non lo so. Okay. Diciamo che la gente viene già abbastanza preparata, è difficile. E spesso e volentieri vengono a chiederti più che altro prezzi. Sì, infatti. E logicamente il prezzo tu gli dici che sta in base al mercato, non è un prezzo fisso, abbiamo dei prezzi in giornata in base alla richiesta che abbiamo noi da parte dei nostri acquirenti, lo so, ci sta. Tu. Okay. Anche perché sennò si fanno dei listini prezzi che poi magari l'indomani va a cazzo il loro listino. Sì, è giusto anche che oscilla il prezzo. Almeno la gente... Ma anche perché almeno si alternano a fare altre cose, non fanno sempre le stesse. Sì, esatto. Diventa sì, se no si fossilizzano su quello che paga di più, esatto. E finisce che poi non vale più un cazzo. Esatto. Vado a prendermi qualche vestito per stare qua, giusto per non
Ci mancherebbe, fai pure. Non so cosa mettere, però. Ho visto Luca. Mamma mia, sembra. Già visto? Sì, ce la mette. Con la camicia elegantissima, eccolo. Buondì. Parli del diavolo? Buondì. Niente, sono disoccupato, quindi mi posso assumere. Sì. Bene. Vado a prendere un vestito anch'io. No, ok. Prenderò un vestito da sposa. Sta un attimo fuori il capo. Arrivo subito. Acqua. Acqua. Va bene. Ho dei problemi a farti ritracciare. Non è la E, perché salgo sul cavallo con la E, ma è la F. Devo soprattutto ricordarmi di non dare pugni al cavallo nel momento in cui tornerò a cavallo. Se no, campa cavallo. Ubi, tu stai giocando o sei in pausina? Urca, sbagliato. Merda. Pausa caffè, ok. E io ho provato a fare un altro orario, non il solito, al mattino. Ho provato, se sono arrivato a casa alle 8, cioè alle 8, alle 9 poi alla fine, dal lavoro, ho preferito dormire prima. Così magari riesco a fare qualcosa di più. Ci sta. Vado giusto di qua. Io non riuscirò mai a raccapezzare in mezzo al deserto. Ma dovrei essere giusto, teoricamente. Sì. No. Dove li hanno vestiti? Non era qua? Ah, è più là. Ah, c'è qua. Ok, l'ultima volta che mi sono cambiato i vestiti ci ho messo 6 ore e non sono riuscita. Non male, non male. Vediamo un po'. Beh, non faccio grossi cambiamenti. Aspettiamo. Tolgo i guanti. Belli questi. Ok. Pantaloni. Possono vedere meglio i pantaloni? Sì. I pantaloni baggy non sicuramente. Belle queste mutande qua. Ghiaccianti. Ma tipo le gonne non ci sono.
Ma che cazzo di pantaloni sono? Io sono come gli altri. Belli colorati così. Gonna, ma no, è la gonna più lunga. No, ma la gonna no. Mamma mia, che brutto cos'è. Tipo una cosa della tuta. Terribile. Cos'è sta roba? Bellini questi. Carini. Beh, questi sono classici. Sono bruttini. Aspetta un po'. Allora, devo controllare perché mi è morto. Mi è morta la musica. Chi fermerà la musica? Questi non sono brutti, vediamo. Ah, sono addosso di fantasia qua. Belli come pistelli. Bella madonna. Vabbè. Solo che ci andrebbero le calze sotto. Potrebbe stare 12, quindi. No, stiamo sul 12. Come scarpe. Vediamo. Vediamo figli.
Perfetto. Allora vediamo un attimino per capire cosa metterti addosso. Sì, clip la fa schifo, però poi lo sistema. Camicetta ci vorrà. Bellino questo. Bella però questa. Venti potrebbe essere interessante. Ancora meglio. Bella sta gioca. Vediamo se c'è una maglia da metterci forte. Cazzo. Bellissimo. Allora cambiamo il dorso. E la gonna togliamo. Pantaloni. Scusate. Forse c'erano le calze, possiamo... ecco, giusto. Vediamo se fanno clip un po', cioè se fa... se clippa male. Non male. Ma questa cosa qua non l'avevo vista prima. Carina. L'avevo vista. C'erano quelle specie di calze.
sono sempre queste che però. Ecco, vedi, già se avessero dei disegnini. No, mi piace. Quei calze ce ne sono. Eccolo questo che dicevo. No, meglio le altre comunque. Sono calze, no, sono jeans. Queste non sono proprio calze. Però potrebbero essere. Sì, sì, sono calze alla fine. Sì, però non sono perché. Queste sono più pantaloni. Queste sono calze. No, sono finito braghette. Queste. È tipo calzamaglia, però non è decente. Queste proprio no. Siamo sui calzi, uso quelli là di prima. No? Queste. Ah, peccato. Troppo fluo. Ho buttato la ginnastica. Che va bene così. Ok, trovato. Peccato che la giacca clippa, cazzo. Devo trovare una giacca che non clippa. Ripartiamo da zero. Chiusa. Sono i pantaloni che... Ah, cazzo, clippano. Clippano qua. Vediamo se trovo un torso che lo copre. Ma dubito. Preferisco qualcosa tipo giacchetta o camicetta, solo che questo non è male, 25. Solo che non posso mettere niente sotto. Serve una giacchetta chiusa alta. Cioè, ho la vita più alta. Anche quello clippa. Clippa. Clippa tutto praticamente.
Mannaggia, che palle trovare un vestito decente. Sta gonna è fighissima, benissimo, però. No, terribile. Cioè, no, sarebbe anche carina come idea. Però un po' esagerato. Un po' di più classico. Classico divisa. Questo potrebbe starci, allora dobbiamo cambiare braccia e guanti. Ok, no, non c'è la pancia. Che cazzo? Allora, zero. Così entrava bene ma non c'è la pancia. Ma la pancia clippa comunque. Fighi sti guanti. Sono solo i due colori. Non si riesce comunque. No, allora aspetta, gli accessori togliamo tutto perché sta sul cazzo. Allora, maschera meno uno, occhiali meno uno, orecchini, ok, orologio meno uno, bracciali meno uno, tipo cintura, roba. Che la fascia da panza. No, che schifo sta roba. Da guerrigliero del merda. Ma basta sti occhiali, che palle! Mica sempre sto bug degli occhiali, ha rotto il cazzo. Allora mettiamo. Ok, ok, li teniamo. Poi vestiti. C'ho i guanti, no, maglia, no, torso. Cos'era? 124. Peccato, era carino, 124. No, perché comunque lo buca. Ecco, dice tutto, si vede. Comunque anche le calze non va mica bene se non trovo qualcosa che copra lì. Chiodo. Il chiodo va sicuramente bene, ma no, clippa anche il chiodo. Che palle.
Così figo. Bianca. Un po' di giotto. Quella gonna lì è fighissima, ma è sulle maglie, porca troia. Quindi ti preclude tutto la parte degli abbinamenti. Che sta roba. La camicetta di prima era fighissima. Parliamone. Tipo una collana ci starebbe qua allora alla fine. 2 tra le 2. Colori di merda. Sbirro, no? Toppino. C'è bianco. Vabbè, bello anche questo, è stato carino. Però le maniche sono fatte male. Cioè, ma no, che brutto, ho visto che brutto. Mamma mia. L'astronauta. Ah, questa clip altrimenti era carina. C'è bianco, non c'è bianco. No. Indecente. Clippa tutto, ma porca di quella troia. La fa ancora.
Kestrel. Guarda che proprio figa sta guarda. Apice, è riuscito al servizio? Check, mi senti? Check, Eduardo, mi senti? Sì, ti sento. Sì, sarei uscito un attimo dal servizio, ma non può uscire. Diciamo che sto uscendo di qua perché è abbastanza tranquillo. Vabbè, ho detto, basta che mettete... Sì. Vai, ok. E i soldi me li porto dietro per riuscire a centrare, dimmi tu. No, lascia in inventario tranquillamente. Ah, benissimo. Ma Claudia sta rimanendo? Claudia penso che sia andata un attimo a farsi i vestiti. Sono al negozio dei vestiti, sto cercando una quadra. Vai, il pigiama da mucca, mi raccomando. No. Mi è arrivato il primo stipendio comunque. È ok, appena torno ti cambio ruolo. Sì, vai tranquillo. Ma clippa male, fa schifo. Dai, come fa a clippare così male? Bello, ma non è una maglia. Rimango mezza nuda, maledizione. Anche questo sarebbe figo. La notte del cazzo, ma anche no. Questo è ghiacciante. Io rimarrei su quello là, però il problema è la pancia che non c'è. Era più bello quella camicia là.
scritto. Madonna, che roba buggata sto gioco. Sembra a finire che devo cambiare la gonna. È ingestibile sta gonna. Poi metto quella roba là. Questo. Però sembra una strappona veramente. Cazzo, la gonna balza così era fighissima. Vai, tutta, madonna mia, tutta buggata sta roba. Questo. Però vedi, bugga la pancia. Ah, si vede. Ce ne sia un altro, ma non penso. Sfogliamoli tutti. Sono 200 passi. Magari c'è qualcosa che taglia dritto lì. Ok. Sempre lo stesso pezzo che sentire parte. Che è così, che cazzo va sopra, non capisco perché. Allora vediamo se magari riusciamo a risolverlo con le proprio di no. Chi mai ha detto vecchini? Proprio due coglioni veramente. Cioè mette le cose che vuole lui. Occhiali. Ma è un giocchiaio a francotti, guarda. Sì, ma c'è da sclerarci veramente dietro. Perché è il pezzo della pancia qua che non. Non quadra il pezzo. Fa andare i matti. Perché non c'è lo spazio nella pancia. Comunque i pantaloni volevo cambiarli perché. Ne ho viste altre di calze decenti. Quelle erano carine, però mi dava qualche problema su. Queste non sono calze. Altrimenti cambio gonna, perché ne avevo vista un'altra carina.
tipo tartan scozzese, che era carina. Queste calze qua sono proprio brutte. Ho visto altre calze che se arrivano alte magari mi coprono la pancia. Ma non credo queste qua. Vai tranquillo, ma quindi non è passato ancora giù? Zero? Ah, Claudia, ci sei? Ci sono, sono qui. Claudia, puoi sentire Joe o Marco dell'Ostia? Mi dovevano fare un carico di cibo. So che ne parlavano prima quando abbiamo fatto una specie di riunione, ma Joe mi sa che è andato a dormire. Vedi un po' c'è Marco, non lo so. Sì, Sì, provo a provo a sentirli. sentirli. Cambio Cambio radio radio e e li li sento, sento, ci ce ne risentiamo sentiamo tra tra poco. poco. Vai, vai. Ah, devo uscire però, cazzo. Faccio dopo, allora, aspetta, finisco qua un attimo. L'altra soluzione è cambiare gonna. Però mi piace quella gonna lì, uffa. Allora, sto bracciale ha rotto il cazzo, tra parentesi. Ciao, grazie per il follow. Se non siete dei bot, perché adesso inizio a dar paura che sia di nuovo attacco bot? No, no, gli Enashi 90 non dovrebbe essere attacco bot. Benvenuti entrambi. Addirittura. Addirittura. Qui ce ne sono vari. Oddio. Io devo capire come cazzo mettere qualcosa. Parlo così. Io o lui. Aiuto. Allora, vediamo se questa merda al collo riesco a quadrare con la giacchetta, ma non penso proprio che sbatta di merda. Ma dai, madonna che roba buggata, che roba buggata. Questa clip. Potrebbe essere una soluzioncina. A parte che il colore fa schifo. La Madonna. Non siete così cattivi. Ho fatto la saga del Pua, c'era la saga del Pua, no, anche no. La Madonna.
Qua è una guerra trovare un cazzo di vestito decente in sto gioco. Cioè che non clippi, perché decenti ce ne sono e anche no. Però clippano tutti. È un clip continuo qua. Sai che ti dico? Vaffanculo. Cambiamo gonna. Allora, questa merda togliamola. Facciale. Via. Ok. Vestiti. Gonna. Peccato perché era proprio figa sta gonna qua. Non mi ricordo più dove era. Ah, quella è in maglia, quindi togliamola. Mettiamola quella un secondo. Eccola qua. Mettiamo questa. Ok. Altra scelta. Che palle sto bracciale che appare, porca puttana. Però quella gonna la stava molto meglio, cazzo. No, no. Adesso è questa per forza. Fa incazzare sta cosa. Ma non cambia. Ma no, ma qui c'è qualcosa che non funziona, cioè continua a cambiarli. Allora facciamo che risalviamolo. Cazzo, anzi c'è sorto, togliamolo. Niente, non funziona più un cazzo. Allora guarda roba, salvo. Lavoro. Ok.
Allora devo cambiare la radio. Quindi 30.03. Jack, Marco, ci sei? Sì, sto lavorando alla moto. C'è Eduardo che si lamentava che non gli è ancora arrivato il carico, se riesci a portarglielo. Sì, sì, un po'. Prova a sentirlo piuttosto, sull'80. Digli a Eduardo di scusarci, dovevamo portarglielo e poi sono successe cose. Sì, infatti. Lo portiamo al più presto. Ok, va bene. Giovanni, dove sei? Ragazzi, Giovanni non mi risponde da un po' alla radio. Ma non aveva detto che andava a dormire? Ma come? No, stava cercando la barca, mi fa un nuoto, non capisci tu, io sono qua, lo sto aspettando, ma non risponde neanche. Ok. Rifresco Eduardo, poi vedete voi di aggiornarlo piuttosto. Sì. Okay. Giovanni, check. Check, Eduardo, ho sentito gli altri. Giovanni è scomparso, stanno cercando, non risponde a nessuna chiamata, dovrebbe esserci. Gli altri hanno detto che sta tan tardando, però lo portano prima possibile. Ripartiamo questo cazzo di cambio. Outfit salvati. Lavoro. E c'è qualcosa che non va. È tutto buggato, vai fanculo, quittiamo, lo resetto un attimo. Vediamo un attimo di capire come mai fa così. Lo rilanciamo. C'è qualche problema, infatti mi sembrava strano che dasse tutti questi problemi. Un po' inverosimile. Sparano e pagano a tavolo. No. Rilanciamo, vediamo se si sblocca. Non mi caricava più gli outfit, le cose. Probabilmente era solo un problema di c'è qualcuno? Ma come sono vestito? Ma che cazzo è? Cioè io ho salvato sta merda. Cioè capisci che non ha consenso logico. Proprio buggatissima sta cosa. Allora, accessori. Togliamo sto bracciale di merda. Ok. Maglia. C'ho anche i colori, hai visto? Ma porca puttana. Bellina così. Che la maglietta non sta neanche male.
partiamo dallo zero. Vediamo quello che clippa meno. Cioè, c'è questo logo di merda davanti. Sai quella schifezza dietro? Orripilante proprio. Ma peccato, cazzo, hanno dei bei design. Ma delle grafiche che fanno cagare. Vediamo, però mi serve tutto il corpo qua. Così. No, non mi convince. No, poi la gonna comunque è meglio nera. Così mi piacerebbe, però cazzo, sei nuda sotto, cioè cara mia, va bene tutto, però c'è una più brutta dell'altra sta maglia, mamma mia. Giacchetta, però clip. Giacchetta è meglio. Questa anche non è brutta, in realtà. È abbastanza figa questa. Che ti dico che va bene questa, fanculo. Però questa schifezza qua è il bracciale che devo togliere, come al solito. Ah no, il no clip di nuovo, ma che palle.
grigio. Postarci grigio. C'è un sacco di colori figli. Petrolio, carino. Che sto violetto qua. Basta che sul grigio, accessori ancora. Minchia, sto bracciale io lo odio. Cazzo, mi ha detto il cervello di mettere il bracciale. Ok. Ok, altri salvati. L'unico posto in cui non passavo. Non l'avevo chiusa la moto. Ma sono proprio fesso. Non avevo chiuso la moto. L'avevo chiusa? Non l'avevo chiusa. Ah, perché ho sloggato forse. Vediamo. C'è un parcheggio qua. Andiamo a recuperare la macchina qua. Per il garage non c'è niente, indietro recupera questa. Ok, allora fuori la gara. Aia, la fangura. Certo che è mutante così. Cazzo, sono un po' rosso. Secondo la mia anima. Se io tolgo i guanti, mi toglie i guanti, e se tolgo gli occhiali, mi toglie gli occhiali. Molto bene. Eccomi. Mi sento una segretaria, comunque va bene lo stesso. Ci sta, ci sta. Arriva qualcuno? Sinceramente no, ah, okay. Abbastanza morta da prima. Ah. Per quello che mi ero allontanato un attimo. Ah, ok, ok. Fatto non ho visto nessuno. Ma sto bracciale, cazzo. Mi mette sto bracciale che non... Diciamo non, che ho spawnato un'altra volta il messaggio, ma... Ah, la variabilità.
che eravamo in negozio, ma per adesso non si vede tanta gente. Magari stanno raccogliendo materiale. Sì, infatti. Andrà magari a orari, probabilmente. Può darsi. E guarda, c'è qualcuno già al mollo di pesca. Ah. Il discorso che tanto. Ma alla fine il pesce lo compriamo, perché eravamo indecisi all'inizio. No. Adesso no. Okay. Da quello che ho capito. Stanno valutando nessun tipo di pesce, quindi. Neanche aragoste, così. No. Okay. Infatti l'aragosta per il momento li ferma. Boh, vado a vedere se riesco a recuperare io il carico per Duaro, altrimenti qua veramente aspettiamo la vita. Io ho sentito gli altri, però Giovanni è scomparso. E gli altri sono impegnati. Io che era in assistenza. Ah, ecco, non sapevo, perfetto, ok. Buon sapersi. Non so se lui andare... ancora, sinceramente non sto guardando. Avevo sentito dire che era in assistenza, ma okay. Non avevo capito. Ok, provo ad andare al locale, allora vediamo. Torno. Va bene, io passo. A dopo. Ciao. Che con la gonna sta, cioè la moto su sta gonna non è il massimo. No. Guardi. Si mette maschera? C'è la maschera. Vai al culo, va. Fuck you. Ma pensa a te, sto qua mi viene addosso. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Mo pensa a te, mo pensa. Mo guarda te. Ila. Ehi, ciao. Ciao. Ma per il carico, quindi non ce l'avete proprio? Ah, il carico, giusto. Lo prendo io al massimo. Ok, ma i soldi mi sa che ce li aveva? Ah, non lo so se ha già pagato o meno. No, non aveva pagato. Ah, ok. Ok, 100 e 100, dai, ci penso io. Lo porti tu? Perché adesso Duaro non so dove sia, però. Prova a sentirlo magari in radio sull'80. Ok, sì. Prendo Ti metti d'accordo con lui direttamente. Ok. Poi gli dico intanto che lo stai preparando, così. Va bene. A posto. Grazie. Prego. Vado a mettere tutte le radio, maledizione che ho slogato. Duaro, ci sei? Sì, dimmi Marco. Sto portando il carico. Vai, perfetto.
tu di noi devi parlare con la radio. No, no, provo. Ma check. Avevo scarico. Oh, Claudia, non ti devi presentare così, però. Come no? Mi sono messo a bene. Potrebbe essere posto. Geloso. il fascino della scolaretta. Lo so. Dicevamo, Marco, però che cazzo, ci abbiamo un parcheggio a destra e un parcheggio a sinistra, devi mettere la macchina là. Ok, vai, dai pure ad apice. Okay. Salve. Salve. Oh, Claudia. Ok, oh, mi vado a mettere dietro, grazie. Tutto bene? Cioè, sì, tutto bene. Volevi vendere qualcosa? Sì, sì. Okay. Che oggetti hai? Faccio a te la fattura. Aspetta, ma ti dico? Sì, Marco, come vuoi, se fare la fattura. Grazie, un attimo, solo fattura. Che ti pago. Arrivo. Ah, sono contanti. Sì, sì, sì. Cioè, uguale. C'è no, aspetta, forse la fattura perché vanno direttamente vabbè. Ne ho 50. La faccio a te, Eduardo? Okay. Sì, sì, va la mano. Vediamo un po' il prezzo. Come sta? Allora, dai, facciamo un... Vediamo se sai quanto mi aveva detto Gio. No, non lo so. No, adesso vai. Adesso dimmi quanto. Cazzo, allora che ne... Ma ha detto no, c'è 4,80 l'uno. Per quello che io gli avevo chiesto, mi ha detto no, ma dovete fare questo. Okay. Questa quantità. Già fatto il prezzo. 4,80, vedi tu. Quanto okay, l'aveva okay. detto... Quanto no, sono no, in tutto, hai detto? Poi io ti dico se è 50. Non lo so, 50, io ti farei 150. Minchia, Gio mi ha detto 60. Quanto? 160 o 60? No, 60 ah, 60? Ah, beh, ti ha detto 60. No, 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 fammi quanto vuoi. Poi al massimo no, 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 allora, se tu hai... No, magari mi sto... Io, sì, lui mi ha detto così, però magari ha fatto... Quanto ha fatto? 100 e 100? 100 e 100. Ah, oh. Perché a prezzo di costo. Certo, certo, a prezzo di costo. Okay. No, 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 no. No, non me lo farà a prezzo di costo. Allora, no, aspetta, no, aspetta che parlo un attimo con Giovanni. Sì, non me lo farà a prezzo di costo. Ok. Perché allora, apice così meno, visto che avevi già iniziato tu a fare i conti. Beh, allora, c'ho anche due guanti da lavoro. Ah, e 10 di seta. Stavo guardando dentro al mio zainetto. Ok. Niente, faccio io tranquilla. Ok. Così hai già magari iniziato sì, a fare sì, i conti. Sì, aspetto giusto che mi dà la quantità giusta, vedi almeno. Perché inserisco la quantità. Allora, cialle 50, mi hai detto? Yes. Ok, e guanti? 2. Claudia, ti è arrivato la notifica? Sì, solo. Sì, sì, sì. Controllo il prezzo dei guanti. Poi mi dai la conferma tra mezz'ora. Sì, perfetto. Sì. Allora, i guanti allora, al momento visto che sono le bistecche, Giova dice 80.000. Okay. Ma fai pure a 100, Marco, fammi la fattura a 100, non rompi i coglioni. Va bene. 10 di seta. Di seta, aspetta un attimo. Sì, no, tanto seta già lavorata. So che gli altri locali stanno rompendo i coglioni. No, voi. Seta normale, vergine. Ah, ok. Come... Sì, aspetta un attimo perché la seta... Devo chiedere un attimo al capo. Perché al momento... Aspetta. Ah, ok. Perfetto, Marco. Ah, presto. Sì, vai, ci vediamo al locale dopo. Sì, sì. Il tavolo, la seta, che... I quantitativi devi fare da lì con figura. Marco, hai per caso qualche kit riparazione e pulizia? No. Ok, okay. Passo poi in officina piuttosto. Sì, sì, sì. Grazie. Ciao. Ma che B? Non c'è niente nel bagagliaio, no? No. Però metto questo. Lo lascio qua. Questi anche. Sono due. Ma inizio a lasciare un po' di roba nel bagagliaio che sennò mi scazzo. La mazza. Ma la mazza la tengo. Ok. Arrivo subito. Fammi un attimo che vado a prendere il cantante.
Perché ho 100.000 dollari? Ah, finalmente ci siamo noi da acquistare, eh? Quello dice. Sto, diciamo, raschiando il fondo del mio magazzino. È buono, buono. Vi alleggerite un po' i magazzini, sì, e vi appesantite le tasche. Prima solo. Tanto stasera se ne andranno sti soldi alla fine. Vabbè, quello sei tu. Tuo numero fortunato? 103. 27. Meno male non è 104, perché vabbè. Non solo 10, 20, 30, 40, 7 e 200, ok, 43 mi hai detto? 47. 47, scusami. 47 e 2. Aspetta, no, 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 quanto è il tuo numero fortunato? 103. Ah, 103, scusami, è quello che mi... siamo? Grazie mille. Ma figurati, è un piacere fare affari. Ricordati del nostro negozio, quando hai bisogno. Qua, tanto passo di nuovo domani mattina. Noi qua domani siamo. Mattina non ci so. Okay. Vedi tu. Vabbè, quando vuoi. Vabbè. Esatto. Grazie mille. Ciao, ciao. Buona giornata. Ciao. Ciao. Apice, il carico di cibo e acqua li hai messi in inventario? No, ora lo metto, infatti. Vai, vai. Metto tutto assieme. Là, abbiamo fatto il carico, quindi prendete da mangiare e da bere di là. Ok, eh. Okay. Così se uno sta... Perfetto, va bene. Già ho rischiato lo svenimento due volte. Ah, che puttana. Non è bello. No, no. Avanti. Sì, io fortunatamente lavorando di là prima non ho mai avuto problemi. Eh beh. 27 scialle. Ok, ho messo a carico. Se volete servirvi, ragazzi. Sì, no, sì, quel bancone è un po' stretto, io te lo dico, capo. Lo so, però non possiamo fare diversamente. Sì, mi sarebbe... Dobbiamo prendere a cazzotti per spostare. Aspetta un attimo, allora ecco. Ok. Vai, io mi sono rifornito. Miki è già passato a vendere qualcosa, per caso? No. Vuole sempre piazzare le aragoste, però non ha capito, sì, che le aragoste non le vendiamo. Più che altro dovresti magari prima parlare con Joe, non so se sai cosa è successo. Che è successo? È che mi sa che lascia i Lost, ma c'è una storiaccia. Stasera forse si deciderà in merito. Quindi prima di fargli un prezzo magari senti Joe e poi decidi tu in merito. Scusa, a chi li lascia, scusa, i Lost nel caso? No, non Joe, Miki. Ah, Miki lascia Lost. Sì. E Joe è un po' incazzato. Volevo capire un attimo come se rimanere comunque in buoni rapporti o meno. Quindi non so se poi influirà sul prezzo che faremo a Miki. Ma Miki è in città adesso? Non lo so. Gli ho mandato un messaggio, ma non mi ha risposto, non credo. Vabbè, faccio un salto in armeria al locale. Ok. Dai, ci vediamo tra poco. A dopo. Ho detto, raga, se è moscia la situazione, siete liberi, mettetevi in reperibilità, state tranquilli. Perfetto. Ok. E niente. Che dici, non va bene sta gonna? Ah, secondo me va bene, ci sta. Cosa c'è? Diciamo che... Ecco, lasciamo perdere. Addirittura? Ma poi le calze nere non si vede niente. È la rete che si vede sopra, diciamo. Vabbè. Ecco. Vabbè, ma ci sta. Dai. Perché con sta gonna non posso andare in moto adesso. Ma diventa complicato salire. Parecchio. Più che altro me la ritrovo al collo, praticamente. Infatti. Vabbè. Comunque qua il posto è figo. Sì, è molto carino. Ma quella è una telecamera. Sì, devi mantenere d'occhio qua la gente. Ma è vero? Non credo. Vabbè. Questo invece è il cacchio. Sembra una roba anni 50 questa. Non so se è un condizionatore. Un po' come la pianta. Che roba strana in effetti. Mi sa che sia il condizionatore che la pianta arrivano direttamente dagli anni 50. Sì. Pianta è secca praticamente. Tanto non capisco il condizionatore più il ventilatore.
Sì, che tra l'altro si buffano uno contro l'altro, praticamente. Sì. Boh. Beh, se stai in mezzo... Sì, colpi d'aria alla Madonna. Però la gonna mi sale, quindi è meglio che non sto lì. Altrimenti faccio tipo Marilyn Monroe. E i ragazzi della pesca? Sono ancora tutti là che pescano o hanno cambiato... Ma fanno un po' di tutto ultimamente. Ah, ok, ok. Cioè, vogliono fare qualcosa anche loro in città. Non si è capito ancora bene cosa. Ma qualcosa per fare due soldi. Ah, ok. Magari li vediamo qua a vendere a breve. Normalmente roba ce ne hanno. Ah, vabbè, allora sicuramente passeranno. Penso anch'io. Stamattina ne ho visti un paio. Mm. Ma tanti non ho visto ancora. Diciamo che magari anche la gente deve capire come funziona. Ah, beh, sicuramente. Sì, sì. Sì. Magari poi non si è ancora sparsa bene la voce. È stato messo qualche annuncio sull'applicativo? Sull'applicativo c'era l'annuncio. Ah, okay, l'ho visto ieri, se non sbaglio. Ah, bene, se sbaglio, l'ho visto. Poi sai cos'è, che la gente comunque sta cercando un po' di vedere dove muoversi, in che direzione. Tante cose, penso. Chiaro. Allora. Annunci. Ah, vediamo un po' la... quanta roba abbiamo. Nessuno ha ancora chiesto di comprare, quindi? Ma un signore è passato prima, stava chiedendo praticamente di un progetto speciale per lui, per la sua signora. Ok, ma i progetti già li vendiamo quindi? O non abbiamo ancora Penso che vengano creati anche, in base all'esigenza di qualcuno, in base a quanto le paga. Penso che non ci siano problemi per il capo a farli. Capito. In effetti ci sta, vuoi un progetto tuo, me lo paghi. Chiaro, chiaro. Scialle pregiato. Ma chi è che si mette sta roba? Me lo chiedevo anch'io. E invece, come si chiamano? I chiavistelli, no? I grimaldelli? Li compriamo pure quelli. Ok, okay. Ma cosa servono in realtà? Cioè, cosa puoi aprire con quelli? Le auto. Ma le, acqua, le auto solo i bagagliai o puoi proprio prenderne possesso? Io penso che ne potrei prendere possesso, okay. Però visto che comunque devi... generarlo il furto, non è che il furto lo fai così come ti pare. Ah, ecco. Diciamo che da Bibbia penso che sia stata limitata la cosa per il momento. Infatti, perché cercavo di capire come funziona. Perché io ho chiuso il mio veicolo, l'ho provato, in effetti funziona lo scassinamento, però non so poi come va avanti, non sono andato oltre il dubbio. No, infatti, anche perché comunque essendo tuo puoi accenderlo, però se non è tuo, non so. Infatti. E poi comunque metterlo nel proprio garage, non so se si può con la targa e quant'altro. Sì, no, più che altro ci dovrebbe essere tipo, diciamo, un punto da qualcuno che dove portarlo, forse. Diciamo, per una vendita, qualcosa, non lo so. Sì, magari comprano il veicolo intero. Io qua come funziona ancora, non penso che sia stata ancora fatta bene la cosa. Sì, probabilmente è ancora tutto in divenire. Sì. Oh, scusa, no, ho avuto un attimo un momento di gloria. Sono stato un po' signori, non lo so, mi partono ogni tanto queste cose. Vabbè. Anche Miki aveva i periodi di gloria, però era un po' diverso. Sì, vabbè. No comment, lasciamo perdere. Diciamo che si faceva aiutare lui. E non l'ho ancora sentito oggi, chissà che cazzo gli ha fatto. Eccoti, tengono problemi.
peccato. Ma mi sembra di aver capito che vuole praticamente creare una cosa sua. Ma ne parlava ieri, però non ho dato tanto peso perché solitamente dice un sacco di cose. Vuole forse distaccarsi da... Sì, sì, vuole fare una specie di gang sua. Oh, non so. E il capo non lo capisce. No, più che altro devono mettersi d'accordo su alcune cose perché... Comunque... Non vuole che gli prenda effetti di mercato o qualcosa. Ma più che effetti di mercato, magari che rischia di far diventare un problema la cosa. Anche per chi vuole stare più tranquillo, per il locale stesso e quant'altro. Ah, boh, ma perché lui vuole fare qualcosa del genere, ma non ho capito. Non... No, più che altro forse vuole fare qualcosa di meno lecito, diciamo. Ah, ok. E quindi magari rischierebbe se va contro le persone sbagliate che poi... Se comunque viene associato al locale, l'host e quant'altro, che ho capito, sono le percussioni e quant'altro. Questi ho capito. Boh, poi sono chiaramente tutte in fantasia. Poi sì, sì, pienamente d'accordo, sì. Poi magari una persona non si deve forza associare a qualcuno. No, infatti. Una persona si associa alla persona stessa prima, poi eventualmente se c'è altre persone che fanno la stessa cosa, ti fai uno più uno. Sì, chiaro. Però diciamo che ci può essere sempre il pazzo del gruppo che prende e poi un'iniziativa sbagliata. Sì, basta che appunto non mette nei guai tutti quanti. Quello sì. Ma speriamo che si concluda bene tra di loro perché erano dal fine a ieri. Basta che ne parlino un attimo. Stasera facciamo una riunione, infatti, proprio per quello. Da una parte lo capisco, magari che si vuole un po' distaccare, fare qualcosa di suo. Bisogna vedere come gliela imposta al capo. Sì, forse gli stava un po' stretto essere appunto un sottoposto. Può darsi. Lui è un po' più un'anima libera, diciamo. Sì, sì, no, è così carino. Ma molto libera. Sì, troppo. Lo prendo a schiaffi in testa. Però è la sua particolarità. Sì. Diciamo che come, non ce l'è come lui. Ma sì. Quindi mi devo mettere pure la seta nei soldi. Aspetta, la feta. La seta. La feta, la feta, buona la feta, certo, sì. Una bella piadina, eccolo lì. Un po' di rucola, anche l'insalata. Ci sta. Sì. Allora, fa vedere che, perché mi sembra che la seta non ce l'abbiamo. Aspetta, che me la aggiungo con il prezzo. L'aveva presa. No, seta devi conteggiare come fossero diamanti. Ah, ok, un'altra cosa rara. Sì, è quello più raro. Insieme, se non mi sbaglio, anche il legno di ciliegio, no, di noce. Quindi sette legno di noce, ok, le aggiungo così almeno me le ricordo. Ok. Come diamanti. Oppia. Colla. Bisognerebbe fare qualcosa di aggiornabile, tipo Google Drive, quelle cose lì. Sì, sai, dovremmo fare un link condiviso di Google, sì. Documento Google e aggiornarlo lì man mano. Ragazzi, non sono spariti i diamanti da seta, li sto prendendo io, sto spostando. Non meno male che l'hai detto, se ci prendeva un colpo. No, perché se spariscono, sai, 400 passa diamanti, insomma, uno o due domande se ne fa, le sto spostando. Ok. Poi chiediamogli per la serie di vendere allo Stato se sarà già attivo o meno. Ah, ok, sì, in effetti. Cancella, perché questo non andava prima. Ecco perché. C. Ctrl V. Ok, ci sta. Ah, mi ha risposto quel cretino. Chi sarebbe? Miki. Cartino, immagino. Non è che ne conosco molti di cartini. Guarda, io ti potrei fare una lista aggiornata pure. Potrei pure quella su Google. Ok. Perfetto. Ora, poi nella vecchia città ne conoscevo a pacchi. Diciamo che in questa si ce n'è molti meno, meno male. Si sta bene per quello anche. Allora, quindi seta e legno, come ha detto, era il legno di... Così allora. Mando un selfie a Miki. Ok.
aveva detto legno di noce, no? Se non sbaglio. Sì, legno di noce e seta. Sì, sì, perfetto. Che palle, ecco perché non mi manda i messaggi. Non prende, siamo in un bunker. No, ma prendere mi sa, solo che se non metto la scheda... Cazzo di cellulare hai? È l'ultimo modello, te. No, aspetta, non so, l'ho appena messa, vediamo se prende. Perché il messaggio mi è arrivato, ma forse mi è arrivato quando ero fuori. Fino a ieri non prendeva, dico la verità. Però, tanto meglio. No, no, non prende. Non prende, sei d'accordo. Ma dici che il messaggio poi parte dopo? Sui messaggi ogni tanto anche a me mi arrivano in zone in cui non... Provo ad andare fuori. Non prende. Auto senza portiere. Oh. Sì, vabbè. A vedere che controllo anch'io, ma non credo che pigli. No, figurati. Duaro, confermo, mi è arrivato lo stipendio. Ti è arrivato aggiornato? Sì, è diverso da prima, quindi sì. E com'è? Diverso buono o diverso brutto? Penso buono. Diverso più bello. Ma pure sta cosa, sugli stipendi, io li ho messi nella media cittadina, però se si può discutere tranquillamente, non c'è problema. No, direi che è perfetto, benissimo. Yuppie! Che cacchio è? Si scherza. Chi era? Perfetto. Oddio. Ah ragazzi, poi sul nostro applicativo segnate gli orari settimanali, giorno per giorno, bene o male dove ci potete essere, così ci facciamo uno schema per i turni. Ok. Ricevuto. E quindi qua prende o no? Non prende, non prende. Ma che palle? Ma ci sono dei ripetitori giganti là in fondo? No, sono pari della luce, quindi. No, dicevo quelli grossi verso il carcere. Ah, quei mega antennoni. Sì. In effetti. Saranno forse della TV? Può darsi. Boh. Ma sentiamo un po' cosa dice il capo. Punto, magari mettiamo la retta. Ascolta, se la gravità prende un po', diciamo, il suo mercato, facciamoci mettere un bel ripetitore, così magari nel riporto possiamo giocare anche su Facebook. Già. Perché il cellulare è via. Ci facciamo i selfini. Ah, non prende proprio il telefono lì al banco dei pegni? Zero completo. Ah, cazzo, allora lo comunico subito. Thank you. E vai, si fanno i selfie. Oh yeah. Perfetto. Questa finestra però sembra una tavola calda passando davanti. No, la cosa più bella è questa, vieni. È tua? Sì. Che bella! Sì. Carina, carina. Diciamo, la nostra discesa è scantinato segreta, sì, che non è tanto segreta. No, è la cosa meno segreta del mondo. Vabbè. Ho detto, fai metterci qualcosa davanti. Sì, degli scatoloni, delle cose. Dall'interno c'è per assurdo. Vabbè. Ma sta gomma chi l'ha portata qua? Quale? Ah no, proprio non si muove. Ah, tu non la vedi? No. Era un problema solo mio. Io ne vedo una lì.
questa qui. Due. Ah, ok, due le vedi. Okay. Io ne vedo una lì, ma boh. Chissà come ci è arrivata. Eppure non ho comprato niente, che giuro. Ok. Lì c'è un'altra, volendo. La vedi tu questa? No. E può essere due. Questa che qua. Nella mia testa si è spostata. Opa, sono sopra adesso. E no, niente. E niente. Boh, qua mi sa che non c'è nessuno, però. In effetti. Ora, io direi di dare la reperibilità in radio e... Aspetta. Dovrei avere già il messaggino pronto. Entro un po' al bario. Senti tu? Beh, sì. Tu sei a piedi? No, 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 c'ho il mezzo nel parcheggio. Ah, ok, ok. Okay. Ci vediamo allora. Allora. E niente, come al solito sbaglio i tasti. Ma ho perso una portiera. Ripariamola già che ci abbiamo il kit. L'ho disintegrata sta macchina. Claudia? Sì. Che cazzo, come ti sei conciata? Per lavorare al negozio almeno sono più tranquilla. Oh signore benedetto. Più pacata. Ma... Che c'è? Niente. Non va niente. Stai bene. Ma che c'è? Ma lo vedi diverso da come lo vedo io. Non sono abituata a vedere. No, infatti no, non siamo abituati. Maglioncione gigante. Esatto. In ordine. Perché l'unica cosa che sta bene con la gonna, altrimenti... Allora, sta bene con la gonna, tesoro, è una parola veramente forte. Babba mia. Stai un po'... cioè... No, allora, per il sotto ci sta ancora, ma il sopra... Dici no? Non lo so, anche gli stivalotti, i belli invernali... No. Sì, ma il sopra ci sta ancora, dai. È la maglietta che...
Dici no? Sì, di vedere un po' il golfino. Sì. Purtroppo è l'unica cosa che ha senso. Ti voglio bene, Claudia. Però no, ci mancherebbe. È presente quella dell'import, no? No. Poverina, prova a parlarci un attimo. Senti. Quella dell'import, quella lì si butta nell'armadio ogni mattina e ne esce abbinamento. No, vabbè, dai, non è non però è non è a quel livello. No. No, è solo il maglioncino, a dir la verità. Solo il maglioncino, tutto il resto. Cioè, sì. Poi non sono abituata a vederti con la gonna, quindi è un po'... sì, in effetti andare in moto così è impossibile. Infatti. Ma dai, che ormai è una signorina. Ma sì, è cresciuta la nostra Claudia. La piccolina. No, comunque sì, cambierà il maglioncino, ma più che altro perché non lo so, è un po' strano anche il maglione, come sta. Così? Ecco, io andrei in giro proprio così. Sì, perfetto. No, forse troppo. No, però sì, magari mettiti o un dolce vita, un maglioncino un po' più attillato, perché con la gonna così a balzo. Sì, ma il problema è che proprio non c'è niente che ci sta sopra. Vabbè, io avevo messo il top sopra. Quindi... Sì, proprio le spalle scoperte mi danno fastidio. No, immagino. Però troverò qualcosa. Vabbè, sì. Io devo farmi un completo elegante. Ma molto tipo usato anche cravatta. Mi pensavo cose da cocktail anche. Sì. Perché ho tutti i completi, ma un bel completo elegante me lo farò. Bene. Dove è andato Giovanni? Dentro, mi sa. Ora io Giovanni. Queste moto? Sono tutte 2000. Sì. Dell'esposizione? Sì. Che colore è questo qua? Questa dovrebbe essere il rosso naturale della Ducati, forse. Cioè esce proprio così, non è toccato proprio. Check radio. Check. Ci hanno detto qualcosa in applicativo, vero? Hanno detto che provarono una volta a mettere i ripetitori anche lì, però c'è cioè, un casino, comunque lo stanno comunicando. Ah no, ma ti avevo chiesto un sacco di dito. Quando puoi. Ah, sull'applicativo mi hai chiesto? Come va al phone shop? Stiamo comprando un po' di roba. Adesso dovremo poi... Stiamo facendo un magazzino fondamentalmente. Ma sai qualcosa per i progetti o cose future? Penso che bisogna chiedere direttamente a Duaro, però non so poi come sarà il procedimento, diciamo. Ok, tanto io... È un divenire fondamentalmente. Vabbè, certo, avete aperto da ieri praticamente, sì. Piano si svilupperà tutta la cosa. Comunque oggi abbiamo già comprato un bel po' di cose. Sì, lo so, avete comprato qualcosa anche da me, mi avete permesso di comprare lei. Esatto. Bene. Sì. Io devo comprare la macchina, ma costa troppo. Che macchina vorresti? La Hermes. Sempre stile anni 30, 50. Sì. Solo che costa tantissimo per la macchina che è. Sì, è macchina d'epoca, costava di più, probabilmente. Però anche quelle che ho adesso è degli anni 30, però l'ho pagata tipo 50. Quella costa 600. Sì, quella è un po' esagerata. Ma quindi per Miki l'hai sentito? No. Tanto mi ha risposto prima. Non lo so, sinceramente. Non l'ho sentito. Ma è stato avvertito della riunione? Per questa sera? Non so se l'ha sentito qualcuno, sinceramente. Okay.
guardie. Questo qua è l'attraversamento pedonale più pericoloso della zona. Forse perché non è un attraversamento pedonale. Sarà anche qua. Rifletti. Ci parecchi stirati qua. Amiamo il rischio, quindi. Ah, ok, ci sta. Altrimenti si può parcheggiare lì. Sì, no, se no, capanno, appunto, qua, più sicuro. Dove, sta... dove c'è di solito il tossico. Sì, sì, qua. Oggi non c'è. Diciamo... già cacciato? Cacciato. Ah, okay, okay. Ho capito. Anche noi ce n'abbiamo uno ogni tanto, che si presenta lì davanti al nostro locale. Quindi. Ah, ne abbiamo visti due l'altro giorno, davanti al negozio di liquore. Sì, diciamo che si mette sotto la grondaia, penso che beva l'acqua della grondaia. Beh, un genio. Beh, sono gusti, sì, gusti, che ci vuoi fare? Ricca di ferro, sicuramente. Sì, diciamo di sì. Ferro, ruggine, merda. Amianto. No, diciamo che visto i tempi anche amianto, penso. Sì. Cazzo. Ho comprato un parrucchino che è fenomenale. Perché? Guardate, che roba che è. Ah, bello. Ma non ho finito. Ah, aspettate. No, okay. No, dov'è il divertimento? Eh? Ma? È una parrucca speciale questa. Fantastico. Ok. E niente. E vabbè. Si incolla la testa, è una cosa bellissima. Fantastico. È quella plastichina che si incolla la testa, ma è quasi invisibile. Quelle cose hanno anche i clown. Sì. Sì. Roba da cinema. Sì. Effetti speciali proprio. È il travestimento da Gabriel. Esatto. Un po' sì. L'ho visto ieri nei campi. Ma c'aveva il cappellino, sennò prende troppo sole. Poverino. Diciamo che si è notato l'arrivo col veicolo dal clacson. Sì. Diciamo che l'ho visto, l'ho sentito prima di vederlo. Com'è il clacson? Quelli che passano inosservato. Ah, okay. Esatto. Sì. Io metto sempre il popi popi. No, lui c'ha tutta la musichetta praticamente. Ah, ok. Sì. Fantastico. E niente. Ai ai ai. Tutto che. Vedo che tanta attività non c'è qua. No. Devo dire a Palumbo che praticamente ha detto a Edoardo che se ne vuole occupare lui della sua compravendita. Ok. Perché mi ha chiesto se ero disponibile perché c'era della roba da vendere. Però ok. Edoardo mi ha detto che se ne occupa lui per clienti un po' grossi. Perfetto. Ci sta il capo. Certi clienti, certo. Vuole gestirli lui, è normale. Ci sta, sì. Quindi nel dubbio quando vedo qualcuno che è, comunque chiedo, non si sa mai. Vabbè, ovvio. Non può guardare anche, non lo disturbo. No, Dicono che non è bella sta maglia, ma non mi dispiace. Sembra un po' troppo larga, sinceramente. Ma è larga. Sì. Vabbè, se a te piace. Sì, va buona. Vabbè. Vabbè. Fa un po' caldo in realtà, però. Sì, effettivamente qui su con sto maglione non lo so. È perché dentro al pauno abbiamo l'aria condizionata e il ventilatore, infatti. Ah. Merda. Non ne capiamo il motivo di entrambi, però vabbè. Vabbè, però vabbè. Metterli entrambi, bene. Immagino che fa freddo. Sì, fa fresco. Beh. C'è qualcuno dentro?
Dovrebbe in teoria. No. No, non c'è un cazzo di nessuno. Ah no, c'è Vincent. Okay. Ah, sì, sì. Ok. Siccome c'ho anche un furgoncino di questo tipo, non vorrei che fosse inerente al tipo di veicolo. Non lo so, il problema è che abbiamo tutto lì. E se perdiamo la roba un po' girano le palle. Salve. 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 Vabbè. È così. Abbiamo provato a contattare gli Anzoletti, vediamo. Sì, vedete con loro magari. Ma non avevo visto che impennava il mezzo. Sì, Madonna mia. Ma anche il tuo, mi sa. No, il mio non impenna. No? Ah, ma non è americana. No. Okay, no. È normale il mio. Sì, sono quelle vecchie. Sì, no, diciamo che la mia c'ha anche problemi di pezzi, non arrivano ancora i pezzi per le modifiche. Ah, cavolo. È recente che ancora non c'è i pezzi. Sì, con questa praticamente puoi farci tutto. Allora, pezzo di lamiera. Ah, forse è risolto, speriamo. Era sparito il furgone? No, era sparito quello che c'era dentro. Però. Ah, ottimo. Il furgone tante volte non è il peggio. Sì, in effetti. Non mi era successo anche a me oggi sta cosa, occhio, devi starci attento qua. No, comunque ma forse l'ha risolta, speriamo. Bene. Faccio mezzo giro un attimo a farmi una pescata qualcosa. Okay. Aspetto intanto la ripetibilità, l'abbiamo io faccio un girato in città, mi traccio il movimento, ci becchiamo dopo, dai. A dopo, ciao, ciao. Ciao. Check. Ma Gio deve venire o no? È appena partito di qua perché aveva problemi col suo mezzo. Ah, ok, dai, speriamo. Diciamo che avevi detto problemi che avevo io stamattina, quindi non vorrei che fosse inerente al tipo di veicolo. Ah, può essere. Non ce la faccio, non sono proprio capace.
shit, dude. Io vado a stamparmi dappertutto. Non sono proprio capace a guidare, incredibile. Devo riuscire a ricordarmi di mettere il joypad e provare a guidare col joypad. Magari la guida è migliore. Più facile. Orca vacca! Madonna, che rischio! Un po' che non vado in città guidando io, cioè guidando io la mia macchina. Il problema è che o è gas o è no gas, e quindi è proprio quello che è il problema. Non riesce a impostare una velocità senza gioco. Se le Hermes costa sempre così, non ha cambiato il prezzo. Ciao! Salve! Avevo chiesto un po' di giorni fa per la Hermes, perché ci pareva anche al venditore che il prezzo fosse assurdo, se non ci fosse uno sbaglio o meno. Vi eravate informati? No, Hermes? Sì. È una di quelle classiche americane, però ha un prezzo esorbitante rispetto alle altre. La controlliamo subito. Sì, sì. Ma ci chiedevamo se fosse un errore o meno. Non so se aveva chiesto, forse il governatore o chi. Hai visto? Qual è il veicolo? Scusami. Hermes. È nelle muscle car. Ah, ok, infatti non ho sì. 642.000. Sì, rispetto alle altre che sono sui 50, mi sembrava un po' strano. E voleva informarsi, infatti. Sì, ora vediamo un attimo il direttore. Sì. Quanto è il prezzo che ci fanno i fornitori, per capire un po'. Certo.
se c'è un errore nella tassazione. Sì, chiediamo, proviamo a chiedere. Perché okay, è molto, molto diverso dagli altri. Quello, penso che sia quello, perché sono altre muscle. O forse non so se sono muscle o più sport, non mi ricordo adesso. Che c'è sempre una di queste macchie, diciamo, retro. Che ha un prezzo eccessivo, forse proprio perché è la macchia così. Ah, ok. Allora, no. Sì. E anche a me sembra esorbitante perché sono tutti intorno. Rispetto agli altri, sì, sembra proprio. Sembra quasi che ci sia uno zero in più. Sì, sì, forse. Chiederò io. Sì, vi posso lasciare il telefono così mi faccio sapere? Certo. Ok, aspetta che però non mi ricordo mai il numero. Toro, chiappa lo telefono, chiappa. Sì. Allora, 555. Buongiorno. Sì. 81518. 41518? 81518. Bene, bene, posso fare una domanda? Solo se le risulta che ovviamente io l'avvocato Claudia Cook abbia un buono di $50,000. Ok, magari senza fretta, appena sapete qualcosa. Giusto per confermo. Ok, va benissimo, le faremo sapere appena. Benissimo, grazie mille, allora attendo. A lei. Buona giornata. Arrivederci. Hai visto, Miki, che bello il vestitino? La maglia alcuni la discutono, dicono che è troppo larga, però a me non dispiace. Peccato perché clippano le altre maglie su sta gonna, perché non è abbastanza bassa per poterci mettere tipo la giacca. Ma non è abbastanza alta perché le camicette la coprono, cioè è una merda. Sta rotta sta macchina. Messo gli occhiali, li ho tolti. Li ho messi o tolti? Oh, li ho messi. Cintura. Non sono capace a guidare, di solito guidi te, Miki, mannaggia. Che mi porti a spasso. Aiuto! Non ha tenuta sta cosa. Appena si stacca un pelo da terra, voli via. Ma volevo andare a fare un giro. Dov'è che era la sala di registrazione? Little Seoul. Ora va giù di qua. Ricordo più. Cazzo, non mi ricordo più dove era. Cosa c'è qua? La scuola qui. Ma da queste parti. Non mi ricordo assolutamente. Ciao Maria. Non mi ricordo più dove ero. Rapina negozietto. Ma che è? Parcheggio Grove Street. Ma che, non mi ricordo più. C'è l'aeroporto. Niente, non mi ricordo più dov'è.
male. Poveretto. Lui si è caccato addosso. Wow, merda. Aia. Ma che cazzo. Cioè l'avevo aggiustata prima la macchina, mamma mia, tutta distrutta. E niente, andiamo da... faccio aggiustare, spendere dei soldi. Dov'è? Ok, va bene. Dal dottore, ma che dal dottore? C'ho le cinture, io non ho bisogno del dottore. Se te che viaggi senza cinture e muori, e poi muori. Dove cazzo si entra a sto posto? Oh no, devo mangiare. C'è su, andiamo a mangiare. Ma perché ho chiuso? Dopo poi. Adesso vado a mangiare perché c'ho la posizione della fame. È arrivato qualcuno. Cos'è sta roba? Zona agricola, non l'ho mai vista. Meccanico in arrivo. La cintura, mannaggia, non c'avevo la cintura. Fa il rumore delle mini 4WD ste macchine. E non va avanti.
Meno male, perché se andassi avanti anche morirei in 3 secondi. Ups, sbagliato. Che ha un'aderenza sulla sabbia stamattina. Ah, che roba! Ogni volta che passo di qua mi viene voglia di andare a riparare l'elettricità lì. Se vado qua e riparo il coso dell'elettricità. Devo mangiare! Devo mangiare! Ecco, l'unico palo duro come il muro. Cos'è sta macchina? Oh, ho fame, ma sembra che me lo sono pigliato al culo. Attenzione, attenzione. No. Prego, prego, faccia pure. Ciao. Mi ricorda il suo numero preferito, per favore. Certo, il 140. Ma che flemma. E questo è qua. Un attimo solo che vado a posare dietro e prendo i soldi. Oh, scusa. No, tranquilla. Ma a me piace. Ah, ok, posso. Il suo numero preferito? 76. 76, un attimo solo. No, ma che cazzo c'ha sta tizia? Si permette che lo zaino come il mio? A lei mi ha dato un piccolo incentivo per fare in modo che torni da noi. No, è grazie mille. Le auguro quello che ho scelto io per lavorare qua. Salve. È la gonnellina da scolarina. Dottor Martis Bianchi. Sta felpa così un po'. Ma ci sta alla fine, tipo da scuola. Ah, bravo, fai il furbo. Mannaggia. Posto. Ops. Sei proprio arrabbiata oggi. No, volevo capire se la lampada cadeva o stava su. Sto testando il negozio. Ci sta. Allora, qua facciamo così. Anzi, facciamo così. Al banco c'è qualcuno dentro? C'era. Non te lo so dire. No, al momento no. Salve. Salve, arrivo subito. Salve. Signore, un attimo solo. Certo. Questo è amico. Riesco di fare un attimo un foglio di una signora che è venuto prima e sono da lei. Sì, tranquillo. Più di più l'informazione. Più che... Mi dica se posso. Così. Oro lavorato, quanto lo pagate? Guardi, l'oro lavorato al momento
Il quantitativo che è, innanzitutto, mi sembra. Così, per informazioni provati e segni al momento. Com'è? Sei. Al momento loro hanno lavorato in base alla quantità, comunque diciamo che li facciamo dai 70 ai 90. A Gabriel? Pezzo. Dipende dal quantitativo, logicamente. Ok, quindi se ne ho 6 me li fa a questo prezzo, giusto? Sì, diciamo di sì. Ma come? C'è qualche baghino, mi sa. Un centinaio. Assurdo. Più, un poveretto. Così la incentiva a vendermi. Ma come mai si licenziano anche nell'armeria? Diciamo che non è una regola. Io che lo faccio rimanesse. In questo momento c'ho qualcuno che è interessato a questa quantitativo. Se poi, più tardi, torna che magari me l'hanno già venduto il quantitativo, il prezzo non è lo stesso, capisci? Ok, se invece ho una collana d'oro? Le collane d'oro le facciamo... Pensi che io sono assunta allora, qua da oggi, ma non posso smettere di lavorare. Se vado per finire... No, anzi, vado per smettere o iniziare, mi dà soltanto che sto uscendo dal lavoro, ma non esco mai. Sono sempre al lavoro, costantemente. Buon lavoro, salve. Stakhanov. Che sono qui, cerca pure altre cose in particolare, metallo... Ma diciamo che tutto quello che si può trattare in quel macchinario ci interessa. Diciamo così. Più o meno è così che funziona. Però cosa mi consiglierebbe lei, l'acciaio o il metallo? Ma io diciamo che il mondo gira sull'oro. Diciamo che è una delle risorse che non perde mai valore. Le perle in questo momento gliele sconsiglio. Quindi, ok, perfetto. Grazie. Ma si figuri, posso grazie, evitare. Arrivederci. Salve. Ah, ok. Esatto, sì, Stakhanov is the way. Tanto lavora lui, non sto facendo niente in realtà al momento. In realtà non ho capito cosa esattamente devo fare. Oh, non ti ho vista per un attimo. C'ho problemi agli occhi, mi sa. Ma come? Sei seria? Ma mi vedi? Mi vedi? Ti vedo fare qualcosa di... Ma vi per il culo? Aspetta, magari sono io, provo a saltare, vediamo. Sì, ora va meglio, ma okay. Prima diciamo che c'era... Ti trasportavo, tipo. Una magia di Odini, diciamo. Ok, okay, sì, anche ieri Luca, non so, deve essere un problema comune. Penso io. Boh, vabbè, no comment. Aggiorno questo. Ah, grande, ok. Tanto la paghi tu la macchina, amici, cioè, me la devi regalare, erano rimasti così. Tanto non penso che non ci vedremo, qua verrai almeno una volta ogni 3 secondi a vendere le tue mercanzie. Non le aragoste, non le compriamo. Inutile che ci provi. Niente, allora. Madonna, basta non vedermi, pezzente. Il vetro sembra robusto. Come? Il vetro sì, non si rompe. Ah, che non dà segni di cedimento, diciamo. No. Dato un calcio, ma rimane. La pianta? La poverina, lasciala. No, ma stavo controllando se era annaffiata. Non credo, è lì dagli anni 50, dicevamo. Come quel stacco mi fa paura berla. No, lascia perdere, c'era un ecosistema dentro. Secondo me se ci peschi, trovi qualcosa. Ma a parte che è vuoto. Devo dire al capo che la ricarichi allora. Sarà devo chiamare l'impresa per ricaricarla, mi sa. Già. Vabbè, ma capisci. Sì, ma ci vorrà un contratto, eccetera. Sì. Usiamo le bottiglie. Nel dubbio. Vabbè, ci abbiamo gli estintori, questo è buono. A posto. Diciamo che se abbiamo un controllo dei vigili del fuoco non ci chiudono il locale, dai. Eccole qua le bonbon, però mi sa che sono vuote. Ah, è vero. Sì, sono tutte vuote. Sì, comunque diciamo che si fidano di noi, dipendenti, telecamere in tutti gli angoli.
Ci sta, ci sì, sta. In effetti. Anche su? Boh, andiamo a vedere. Sicuro. E qua no. Strano, sì. Allora, ma qua ci stanno i capi, quindi... Beh, no, metti che posso cosa... fare le fotocopie. La privacy, no, un attimo. Ah, gabinettino. Diciamo che hanno penso... vediamo c'è anche quello delle pulito. Donne, diciamo. Mica tanto, ti dico la verità. Vediamo se è pulito di Lost. No, addirittura. No, no, ma è pulitissimo. Tu non hai visto quello dei Lost. Ma non ho svuotato la carta qua sotto. Non ci Vabbè. No, no, quello dei Lost c'era veramente da dar paura. Ah, sì? Sì, 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 sì. Comunque, no. Di sopra non c'è controlli. Di sotto sì, ma di sopra no. Ah, qua c'è l'acqua, vedi? Ah, sì, ecco. Per i capi c'è. Un po' di... Alla sala bagnoli questa qua. Sì, penso. Smettere a fare questi saltini, c'è la gonna. Già, già, già. Mi dimentico, non sono abituato. Anche qua è senza telecamera. Sì, vabbè, qua è una zona pubblica. Però non sta mai. Chissà che cazzo ci devono fare ancora con tutto questo cartongesso. Magari murare quella finestra. Sì, scomoda. In effetti. No, ma qua è subito il lago. Pregiate come devono essere quelle che sono state raccolte in città. Ok, diciamo. Il prezzo, diciamo, di vendita sarebbe un attimo solo. Certamente. Preferisco avere una conferma. Il quantitativo eventualmente 300. 300. Aspetti un attimo. Check. Lei è Vincent Vega, giusto? L'avvocato? Sì, esatto, okay. Io. Ricordavo, infatti. Check. Ci eravamo conosciuti al pub. Sì, mi ricordo. Duero. Check. Ah sì, devo venire io da te, certo. Come no? Per quale motivo dovrei venire io? Ah, mi mancherà tantissimo le macchine rosa, saranno ancora rosa. Nessun problema. Invece, un'informazione, l'altro giorno ho comprato giusto due orecchini di perle e una collana d'oro. Il vostro prezzo sarebbe? Gli orecchini di perle e le collane d'oro, per il problema che dicevo delle perle, le facciamo allo stesso prezzo al momento. Gli orecchini da perle. Ok, quindi che siano perle singole oppure orecchini di perle, la stessa cosa. No, nel senso che gli orecchini di perle e la collana d'oro li facciamo allo stesso prezzo. Dai, capito. Le perle poi è una materia che arriva prima, diciamo. Sai che lei è fuori di questa fase. E li facciamo all'incirca 600-600 l'uno. Perfetto. Dovete che il giorno, adesso mi sa che non me lo mi sono preso la briga di pagarla. Sì, ma io la collana mi sono preso la briga di pagarla 2500 e anche gli orecchini. Sì, ma ne avevo bisogno, dovevo fare un regalo a una signorina, quindi... Allora, se merita il regalo... La gente che fa regalo alle signorine, sì, meno mai. E niente, ok, quindi mi consigliate di aspettare per la vendita magari di perle. Ma guardi, io al momento, come mio consiglio personale, anche se è controproducente, diciamo, per me, le direi di aspettare un attimino, mi scusi. Certamente, no, di nulla. Diciamo che bisognerà fare in modo di smerciarle comunque queste perle poco raffinate al momento, perciò okay. In qualche modo si dovrà fare
si dovrà fare una vendita, però perfetto. Al momento, guardi, il prezzo sicuro preferisco non dire una cavolata, perché sto aspettando i listini la giornata. Sì, scherzando. Okay. Gli altri articoli c'è, l'Hermes, no? L'Hermes. Le perle, diciamo che avendo avuto un problema di mercato, comunque secondo me non ha senso quel prezzo per l'Hermes. Continuo a essere molto molto contrariato. Il bagagliaio della macchina per il momento sono ancora abbastanza fresche, ma sa, non vorrei tirare la toppa per la lunga. L'Aragosti le consiglio di trovare una bella cella frigo e buttarcele dentro al momento. Ok, allora farò così, ok. Perché io spero... diciamo che c'ho lo stesso problema su, infatti ho comprato una bella cella frigo e ce l'ho buttata tutto dentro sperando che si conservino. Questo è l'Aragosta in macchina, vediamo se la macchina l'ha chiusa o l'ha lasciata aperta. Vediamo se si chiama Mickey o no. L'ha messa proprio in garage. La bicicletta grande ci sta, ha senso. Salve. 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 Allora, va chiuso. Ho magari lavorato. Sì, sì. Te ne occupi? Certo. Sì, perfetto. Sì. Vabbè, poi parliamo di prezzi. Vado un attimo ad utilizzare il banco da lavoro. Se... fai pure, per non è spazio. Ringrazio. Figurati. Se vuoi divertirti ti lascio qua. Io non voglio rubarti il posto. No, figurati. No, ho visto che la gente tende a fare il giro, meno male. Sì, beh, diciamo che la logica sarebbe quella. Sì, 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 sì. No, infatti no, che magari non prendono la brutta abitudine e poi lamentino se c'è la porta chiusa. Ma che ci facciamo una piccola botola col pulsantino. Esatto. Se sbagliano e passano senza alla permesso, signor Barnes con gli squali sotto. Ci sta, ci sta. Che bordello vuoi fare? Un attimo, un secondo dei miei pensieri, arrivo. Sì, 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 vai, vai. Sto io qua. E il ragazzo cosa deve vendere nel caso? Il prezzame
un po'. Devo andare a posare questi soldi, cazzo. Come sto con la mazza vestita così? Che cattiveria. Mi è uscita da manga. Io metto la macchina. Ma no, lasciamola lì. L'ho distrutta, maledizione. I believe in na. Scusa. Ma ogni tanto ritorno dai miei pensieri così. Di buono, non sembra un manga così. Sembra uscito da un manga. Ai, ai, ai. Ci sta, ci sta. Sì. E niente. Ma alla fine Palumbo non è più venuto. No, non so. No. Ma doveva venire a fare cosa? Non avrà risolto il suo problema. Ma... Grazie. Se... Ma per il furgone, giusto, il problema? Eh sì, c'era il problema che praticamente non vedeva il bagagliaio. Ah, ok. E dovrei andare anche a vederlo io se c'ho ancora lo stesso problema. Bene. Ah, ma dici che è proprio il mezzo? Che è un problema? No, perché a quanto pare non è il mezzo. Ah. Penso che non riesco a capire da cosa sia dovuto. Che subito pensavo fosse il mezzo, poi invece ha fatto la prova anche... scusami, ma io ho ancora quei nomi d'Auro. Duaro. Come? Duaro. Eduaro. Sì, anch'io ci ho messo sei mesi per capire. Ecco, ok. Ce l'ho fatta adesso. Lui il problema non ce l'ha, quindi... Ah, ecco, okay. Non è inerente al mezzo. Non so da cosa sia dovuto. Dai parcheggi, forse, non lo so. Ah, può essere. Perché so che se... tipo, richiami da un altro parcheggio il veicolo... Si sdoppia. C'è una cosa strana con i parcheggi. Sì, poi se c'è una casa tua lascia perdere. Non te lo dico neanche. Io avendo una casa mia me li devo portare tutti a casa e devo uscire con quello. Ah, perché se non lo sposto le... L'ho comprato nelle colline al 99, mi sembra. Vediamo. Che anche Luca c'era la casa. Ma va? Sì. Dov'è il 99? Sulla sinistra della mappa, vicino alle spiagge, sono nella collina, nella prima collinetta, salire dal negozietto di vestiti. Ah, ok. Sì, c'ho dei problemi con la lingua. No. Ti pare. Eh, la 910 dovrebbe essere quella di Luca. Ah sì, sì, cazzi, che villa. Sì, è gigante. Sì. Ma quanti bitcoin si è fatto? Ah, non ne ho idea. Si è problema... 6.000 stanze, la piscina gigante. L'ho vista, è esagerato. Stavate facendo sesso? No, anche perché mi ha fatto vedere quello con cui gira e mi sono detto. Cosa ti ha fatto vedere? Questo. Ecco. Ah, no. Mi sembra un manga, praticamente. Sì, praticamente sì. Stavamo guardando che praticamente siamo controllati dappertutto meno che su, quindi quando dobbiamo fare qualcosa di si va, no, scherzo, non è vero. Comunque, senti, Apice, ma in quel furgone che c'avevi roba? Ma chi si ricorda? Ti ricordo. Ti dico che non riuscirai a recuperarla. Vabbè, c'è l'anima loro. Ci sono cose peggiori nella vita. Non c'avevo tanta roba perché per fortuna avevo depositato quasi tutto a casa. Vabbè, però fatti dare un altro furgone, però meglio di quello. Ah, è proprio furgone il problema? Sì, puoi andare dall'usato e dire che lo paga Kevin. Ok, ma mi verrà fatto un cambiamento, ma rimarrà lo stesso? Fammi capire, scusa. Sì, te lo cambiano perché quello lì non funziona più, quel furgone.
Ah, ok. E allora farò così. Guarda, così quasi lo facciamo. No, comunque ti faccio sapere tra un po'. Ok. Ma il ragazzo che fine ha fatto? Si è perso? Ma chi? Un ragazzo che sta processando la roba dietro. Ma quindi mi dici che... A posto. Devo aspettare, purtroppo. Sì. Quindi vado dal concessionario, scusami, dal meccanico? No, adesso stanno risolvendo quella cosa lì a Gio. Ok. Poi si capirà, insomma. Perché ha avuto lo suo problema anche lui, penso. Sì, uguale. Però non si riesce a capire da cosa arriva a sto punto. Perché se a te non te lo fa, a me lo fa, il tipo di veicolo è lo stesso. Non lo so, sai. Allora, il nostro è un rumpo trail, e il suo cos'era? Il suo c'ha... Un gang, quello... forse? Forse il burrito gang. Sì, esatto, è quello. Però non è inerente. Che non sia qualcosa con i parcheggi? Personali? Strano però. No, perché io sono andato a recuperare il veicolo che c'ho ora e funziona il veicolo che c'ho ora. Non lo so. Non è inerente neanche a quello. Non lo so. Quando eravamo in città a una certa ora è successa quella cosa. Può essere. Che sei inculato qualcos'altro così a buffo. Sì, perché correlazione non ne trovo, se no. Ma manco io. Comunque dai, oggi qualcosina l'abbiamo acquistata. Direi proprio di sì. Ma praticamente fammi capire come funzionerà qua col guadagno, diciamo, dell'impresa. Guadagnerà in base alle vendite che fa lo Stato o alle vendite che fa i clienti poi su rivendita? Ma del nostro netto? Io dico, parlo a livello impresa in generale. Per il ricarico, dici, di quello che quello. Compriamo. Per adesso si guadagna con lo Stato, si guadagna lo Stato. Lo rivendiamo al prezzo più superiore, quindi c'è il nostro guadagno in questo per vendere le cose invece che dicevamo ci devono fare ancora la commissione giù da basso, appena ce l'abbiamo saremo perfetto. Saremo autonomi. Scusa Api, ci ho letto adesso sull'applicativo. Dai, tranquillo, era un signore che voleva sapere. Ma sinceramente non gli sapevo no, perché non sapevo dargli un prezzo effettivo, capisci? Sono quelle vecchie, quelle perle, le compravi tipo quanto l'oro sta a 50, le paghi 100. Ok, sì, 100 l'uno, finché non arrivano le perle nuove, quelle più rare. Ma dimmi una cosa, cambierà proprio il tipo di perla? Fammi capire, come le riconosciamo noi? Non le riconosciamo facendo passare nel tempo. Cioè le facciamo consumare adesso, le togliamo dal commercio tutte quante noi, ci capirà anche nel mezzo una di quelle rare. E non conviene incentivare il fatto di farle fuori con un prezzo? Però sai cos'è, se ci sbilanciamo e diciamo non le vendete adesso, vendete settimana prossima, è capace che ci portano quelle vecchie. Quello è il discorso. Io ho fatto un po' così. Io diciamo che la gente quando mi ha detto io il prezzo non te lo so dire, aspetta un attimino, perché cosa gli devo dire? Sulle perle è un grosso punto interrogativo. O devo vedere dall'alto per controllare. No, per controllare quante ne rimangono in circolazione. Quante rimangono in circolazione. Auguri. Ecco perché ti dico, è meglio che facciamo così a campione. Sappiamo che abbiamo aperto il pawn shop adesso e insomma facciamo passare una settimana prossima le acquistiamo a prezzo giusto. Perché fammi vedere il prezzo, come fa a vedere sarebbe a 1500. Si mette lo spauracchio che si deteriorano e spariscono. Brava Claudia, non è una cattiva idea. Bravo, questa cosa funzionale. Sì, giochiamocela questa cosa. Mm-hmm. Brava Claudia, se ci fosse un altro grado al di sopra del tuo, lo avresti. Apice, ma ti ho promosso, no? L'hai visto? Sì. Non ci ho fatto caso, ti dico la verità, perché stavo nei miei pensieri, ero seduto un attimino. Le buone notizie arrivano così di nascosto, cazzo. Visto, così, quando uno meno se l'aspetta. Sì. Ma Luca non si è saputo ancora niente, ma sta in città o no? Sì, c'era prima, poi aveva avuto problemi che non riusciva a essere licenziato dai libri master di Giovanni, e poi non so se alla fine ce l'hanno fatta o meno, anche perché poi Giovanni ha avuto altri problemi. Lo so,
Lo so. Vabbè, io penso che Giovanni abbia una caterva di cose da vendere. Ah, sì. Quanto ci avete voi? Quanto vi è rimasto? Io al momento ho 219.400 Io ho in cassa. ancora quelli Quelli che che mi hai mi hai dato. dato. Ok, 200-200, come fate ad avere ancora Perfetto. così tanto? Beh, a me me l'hai dati 2 o 3 volte. Bravo, Esatto, Api. io non ho ancora comprato niente perché lo fa Ci lui. mancherebbe. Io lo assisto. Io Vabbè, Giovanni tarderà un po', assisto. quindi Speriamo che riesca a io... recuperare le cose. E se no gli si prende un appuntamento con Giovanni, visto che c'è parecchia roba. Gli si dà tipo Può un anche, sì. appuntamento. No, vabbè, ma guarda, faccio una chiamata e arriva quello che deve arrivare. Ah, ok. Che cazzo. Poi tiriamo le somme, penso, settimana in settimana. Insomma, vediamo ogni 10 giorni. Tiriamo le somme, vediamo quant'è il netto e in base a... Mentre per Per i i progetti progetti che che Marco Marco mi mi chiedeva chiedeva come come funzionerà? funzionerà? I progetti saranno man mano aggiornati al Ok. tavolo da lavoro. Direttamente Direttamente là al dal tavolo, tavolo, ok. Sì, e poi in futuro ci saranno dei blueprint, dei progetti consumabili. Ah, ecco, Progetti che usati una volta, crei un oggetto e spariscono. ok. Ok, forse intendeva Intendeva quelli. quelli. E noi venderemo ovviamente questi blueprint. Sì. E stavo dicendo, vediamo al netto delle vendite. Mi raccomando, aggiornate l'applicativo su chi vende cosa, perché poi si va a vedere sull'applicativo che chi è il dipendente del mese, bene, prende una percentuale. Ok. Sistemiamo Sistemiamo anche anche poi, poi appena appena possibile, la possibile la lista lista dei dei prezzi, prezzi, almeno almeno sono un sono un po' po' più più chiari. chiari. Sì, questo stava facendo Apice, l'hai fatto Ah, in ok. Excel? Sì, ora vi faccio Ah, vedere fregato, quello che fantastico. quello che c'è una sala all'interno dell'applicativo. Aspetta Tavola un rotonda, attimo. andiamo un attimo in tavola rotonda. Sì, mi sta squillando il telefono, però. Ah, Arrivo ok, vai subito. pure, fai pure. Così mi dite un po' cosa ne Sì, pensate. Sì. perfetto. Una promossa non me ne sono accorto. Gli dovrebbe Dovrebbe apparire. apparire. Sei Sei stato stato promosso. Sì, ma promosso. stavo nei miei Eh pensieri. beh, ma Vabbè, sì, lasciamo infatti, perdere. poi. Ti saluto. Responsabile, buono, magazzino. Documenti utili, qua potremmo mettere, i pegni sarà un altro discorso. Allora, nome e cognome, numero di telefono IC. Ci sta, è vero, vai. Questo qua si può già riempire. Tanto. Non penso che fate scherzi telefonici. Certo. Ah, che bello, mi piace. Cosa Cosa speravi? speravi? Allora, vediamo. Cominciamo a riempire piano piano la roba, i diamanti, da tenere sott'occhio. Clienti fedeli, bisogna creare un archivio. Allora devo fare le ultime modifiche. Almeno dovremmo esserci. Si era stoppata la musica, non me ne ero accorto, mannaggia. Beh, sta un po' scemando la cosa comunque oggi. Penso che abbiamo quasi finito per oggi.
Allora. Siamo. Siamo. Io quasi quasi a sto punto staccherei. Io andrei un po' a riposare. Okay. Ci vediamo poi più tardi. Ok, più tardi. A dopo. Ah, vado a riposare la macchina. Ciao ciao. Ciao. Sì, non l'avevi ancora visto. Quella di American Graffiti. L'ho fatta modificare. E poi la parte divertente di queste macchine qua americane è che impennano. Tamarre, manetta. Sì, Dragster, esatto. Come no? Ah beh, perché dipende di più, vabbè, può essere. Sì, decisamente. Anche perché quando gioco un po' qua e poi torno su Wild Wild West, o comunque su, anche se fosse stato Wild West, passare dall'F alla E è un delirio, cioè rischiavo veramente di prendere a pugni il cavallo ogni volta. Cazzo, l'ho ucciso con un pugno. Sì, ha voglia, ma ieri ho giocato un po'. Pagato gli affitti. No, non ho ancora pagato, tra l'altro, gli affitti. E che c'è poca gente adesso. Sì, è chiaro. Adesso stacco un po', però. All'armeria di Rose. Ma di nuovo? Ma ci insistisci allora? Come vai? Non ce la fai. Ma perché? Ma lavori con Dominic? Per la terza volta, appunto. Ma tu sei matto. Ma l'utenza adesso com'è? C'è poca gente, però, mi sembra, no? Ah, è proprio tua. Boh, chiudiamo. Dai, bene. Boh, stacco un po', poi magari stasera torno a fare un po' di qualcosa, ma non lo so, vediamo. Vediamo. Vediamo se riusciamo a fare un ride, se c'è qualcuno. A quest'ora non credo. No, c'è un po' di gente invece. Ma è però cosa.
manda dal cava. Lui fate. Non so cosa sta giocando. Tunic, ma non so cosa sia. Lui gioca tantissimi giochi diversi. Date un'occhiata se vi può aggradare. Non so cosa sia. Diamo un'occhiata. Boh, vabbè. Proviamo. Ciao ragazzi. Come stai, Marchi? Arca poi. Grazie, che carino che sei stato. Li sto prendendo. Tra l'altro, da un ride, quindi vuol dire che tu non stai lavorando. Di solito quando comparivi è perché stavi lavorando, quindi. E invece no. Che cazzo faccio? Bene, RP. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Finito le 8 stamattina, quindi è giusto dormire. Hai dormito tutta la mattina. E mo. Ah, aspetta, stai fermo. Ok. Adesso ti massacro. Dai, che c'ho anche la gente di Marchi, non posso fare brutta figura. Sto facendo brutta figura. Però vedi che con la magia le prende. Vado via. Hai capito. Di brutto. Come sta andando RP? Ar capitano. Ecco, finito la magia. Finita la magia. Perché non si stanna più? No. Bevi. Bevi e dimentica. Bevi e dimentica. Che palle. Dopo ragazzi c'è... vabbè, ma non può farmi male così. Non è giusto. Non è giusta questa cosa. Sto per morire. Sto morendo. Sono morto. Ora su Avalon server RP di GTA. Bene, comunque molto più serioso di altri server. Quindi non sei passato. Scusate, un attimo. Grazie Miguel per il follow, non avevo visto. E non sei rimasto su Red Dead, sei proprio passato, hai cambiato. Ah, capito. Sì, esatto, Old West. Arca. Raga, le tempistiche di sto gioco, ve lo giuro, non giocateci mai, va bene? Sono ancora, porto anche... Ah, ok, fa un po' una variante. Porca. Sto boss. Che palle. L'hanno reso inutilmente difficile. Inutilmente. I giorni scorsi, dove bisognava affrontare altri 3-4 boss. Anche buon riposo, Marchi, buon riposo, grazie. Grazie tante per il raid, anche, gentilissimo. E gli altri 3-4 boss che ho dovuto affrontare, li ho fatti al massimo al secondo tentativo.